14 dicembre alle 19:49. Ho sicuro fra le 19:30 e le 20, ma io mi sento di dire anche 19:49, anche perché poco dopo che Liliana ha svoltato verso Viale D'Annunzio, credo in direzione Piazza Foraggi, poi ho attraversato la strada e in quel momento la pasticceria Mignona ha chiuso le serrande, quindi erano le 8. Il 14 dicembre, giorno della sua scomparsa da casa, Liliana Resinovic si è recata in serata nella zona di Piazza Perugino. Questo è il nuovo tassello che emerge dai ricordi della signora Ilaria, conoscente della coppia Resinovic-Visentin, che racconta di aver visto la 63enne in via Conti, tra l'angolo della piazza e il viale D'Annunzio. L'ho riconosciuta per certo, anche perché ero subito stata attirata continuavo a guardare dall'altra parte della strada perché mi dicevo, ma io questa persona la conosco, ed in effetti poi ha girato il viso verso la luce del lampione, ho detto, ah, è lei? Si è girata, mi ha squadrato con uno sguardo arrabbiato, triste, poi subito ho capito che c'era qualcosa che non andava. E aveva poi le scarpe slacciate con la linguetta rivoltata in avanti, avevo questo ricordo che volevo fermarla in qualche modo con un pretesto per farle gli auguri, anche se lei andava molto veloce, io con quei pacchi pesanti non avrei potuto raggiungerla. Non è stato facile per la nuova testimone ricostruire l'episodio che ha già descritto in una memoria di molte pagine depositate in procura, ma i suoi ricordi, per una serie di fattori, per molto tempo sono stati imprecisi. La donna è venuta a conoscenza molto tardi della scomparsa di Liliana, sostiene di non aver guardato la TV o letto i giornali in quel periodo. Quando l'ha saputo, ha cominciato a scavare nella memoria, fornendo diverse versioni alla polizia, correggendosi più volte. In seguito, però, ha usato la tecnologia per ripercorrere i suoi movimenti e, incrociandoli con una chiamata ricevuta da una collega proprio in quel momento, è riuscita a stabilire il giorno e l'ora dell'avvistamento. Io poi ho soffermato la mia attenzione soprattutto sul suo sguardo, quindi anche quando lei si è girata, non è che mi sono messa a guardare come è vestita, qualcosa ho visto. Cioè, questa è la verità e quindi io la porto avanti e mi sono sentita adesso di parlare proprio perché penso che le indagini stiano arrivando a un esito così un po', non voglio dire deludente, capisco tutte le difficoltà del caso, però ecco, spero sinceramente che abbiano tenuto in conto la mia testimonianza.